ed alla fine, dopo tanto tuonare, piove. Per il carnevale 2019 si pagherà il biglietto d'ingresso, intero 10 euro, ridotto 7 euro per minorenni over 65 e convenzionati, ridottissimo 1 euro con biglietto palco e tribuna e con tessera carnevalesca e bambini fino a 140 centimetri. La tribuna costerà 14 euro a persona e il palco 210 euro. Dopo i tentennamenti della passata edizione, le prove generali dei tornelli legate alle necessità di contenere gli afflussi al di sotto delle 15.000 presenze e la corpulenta macchina degli addetti sul campo, il dado è tratto. Finiti i soldi, finita la pacchia. Basta gratuità e mano al portafoglio, con buona pace del professor Berardi, da sempre strenue sostenitore del Carnevale Libero. Ieri il consiglio direttivo della Carnevalesca ha votato i prezzi per gli ingressi del 2019. Abbiamo deciso di portare avanti l'idea dell'ingresso a pagamento anche perché una manifestazione importante come il Carnevale di Fano va valorizzata nel giusto modo, ha commentato la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli. Questa è un'ulteriore sfida per l'ente carnevalesca Attrazione Gianmarioli, che deve superare dopo la rinuncia alla Perugina e i suoi amati baci, dopo lo scoglio della capienza massima e di costi della sicurezza, i mancati carri nuovi, escluso il carro di Rossini finanziato in parte da Pesaro, i malumori interni sulle ripartizioni delle risorse tra l'Associazione Carristi Fanesi e gli altri carristi, vedi Fantagruel e soci. Ora deve far digerire ai fanesi un ritorno al passato con il biglietto d'ingresso. La presidente del direttivo bisogna che indossino però quanto prima la tutina da Superman per il prossimo carnevale come maschera istituzionale e che mettano in campo qualcosa di ben appetibile ed innovativo, altrimenti la parte del Voulon beh, si confà proprio a tutti loro.